Nel 1992 Naturalebau nasce come azienda orientata alla bioedilizia. Sono 25 anni quindi che Naturalebau porta avanti la propria missione di sostenibilità e salubrità nel settore edile. A dimostrazione di ciò, Naturalebau costruisce la propria sede nel 2008 con un edificio ad emissione zero, il primo edificio commerciale in Italia ad emissione zero. Il mercato italiano si sta evolvendo verso sempre una maggiore attenzione a quelle che sono il rispetto nei confronti dell'ambiente e della persona. I clienti di Naturalebau possiamo identificarli in quattro macro settori: il privato, il progettista, la rivendita edile e l'applicatore, che può essere un'impresa piuttosto che un artigiano. Sono clienti preparati. Naturalebau sul territorio italiano, oltre ai propri prodotti, offre numerosi servizi ai propri clienti. Tra questi ricordiamo la consulenza che viene effettuata dalla nostra rete tecnico-commerciale per far fronte a qualsiasi necessità. I vantaggi che Naturalebau può dare al committente possono essere sia sul prodotto che sulle soluzioni. Nello specifico sul prodotto, i prodotti sono certificati con tutte le certificazioni possibili sulla sostenibilità, la sicurezza e la salubrità dei materiali. Sulle soluzioni, invece, da diversi anni Naturalebau si fa garante dei pacchetti di coibentazione che ha elaborato, che ha sviluppato nella propria esperienza pluriennale, ed è per questo motivo che noi riusciamo a dare la garanzia vita sui pacchetti di coibentazione tetto e parete. Considerato che i prodotti Naturalebau, una volta implementati e posati, sono in grado di rendere più efficiente l'edificio, quindi spendere meno energia, e che al momento dello smaltimento, essendo compostabili, non vi sarà alcun costo per i nostri figli, beh, possiamo dire allora che forse alla fine della vita del prodotto il costo può pareggiare o addirittura essere minore rispetto a quello di un prodotto tradizionale. Oikos è il colore, la materia per l'architettura. L'azienda si è fatta carico dell'aspetto green fin dal 1984, quando è nata, introducendo tutti i prodotti, l'intera gamma di produzione che fossero rigorosamente green, ancor quando in quell'epoca parlare di green, parlare di sostenibilità non era sicuramente oggetto di business, oggetto di modalità di lavoro quotidiano. Certamente è difficile trovare le modalità per sopperire a una tecnologia che era nota e conosciuta a tutti, che è il solvente. E qui la forza e la grande volontà, perché questo è l'elemento scatenante, il volere, e questo lo si fa con la ricerca quotidiana, costante, ma soprattutto con la grande volontà di rispettare il nostro ambiente. Ancora prima di conoscere il prodotto, noi cerchiamo una soluzione. Se devo fare più bella quella superficie, cerco la soluzione per fare più bella. Il prodotto è l'elemento che mi permetterà di poter avere quella soluzione al mio desiderio. Quindi noi lavoriamo costantemente ogni giorno per dare la migliore soluzione al nostro cliente. C'è un mercato che desidera e vuole le soluzioni ecocompatibili. Fortunatamente è cresciuta negli ultimi anni, proprio per la spinta che viene data da tanti, di cui noi siamo stati fautori iniziali, e quindi ben venga questa forte domanda, ma ci deve essere anche una reale risposta da parte dei produttori, senza ingannare quella volontà del cliente che vuole ecosoluzioni e non soluzioni mascherate con eco. La cromomaterioteca per noi è la raccolta di tutto il nostro sapere, di tutto quello che in 30 anni abbiamo ricercato, ideato, realizzato, e lo abbiamo raccolto dentro a questo luogo e lo abbiamo denominato cromomaterioteca, la biblioteca del colore e della materia, dove i nostri clienti possono trovare tutte le risposte e quindi dare eco soluzioni per gli ambienti, perché abbiamo sempre più necessità e bisogno di essere circondati da qualcosa che ci genera benessere, e le superfici che siano ecosostenibili sono parte integrante di questo progetto.